Questa è la dimostrazione del teorema del lavoro e dell'energia cinetica, detto anche teorema delle forze vive. Cosa afferma? Che il lavoro della forza totale è dato dalla variazione dell'energia cinetica. Questo è logico perché se una forza spinge l'oggetto, come in questa figura, nello stesso verso in cui l'oggetto si sposta, anzi no, se una forza, la forza totale, allora questa forza totale produce un lavoro motore che fa aumentare l'energia cinetica dell'oggetto, cioè gli aumenta la velocità. Viceversa, se l'oggetto si sposta per esempio a destra, ma la forza totale fosse rivolta a sinistra, l'effetto sarebbe quello di rallentare l'oggetto, quindi di diminuire la sua energia cinetica. Perciò un lavoro resistente, quindi una forza che tira a sinistra mentre l'oggetto si muove a destra, produce una variazione di energia cinetica negativa. In conclusione, un lavoro motore fa accelerare l'oggetto, un lavoro motore della forza totale. Invece il lavoro della forza totale resistente fa diminuire la velocità dell'oggetto. Se invece la forza totale fa lavoro nullo, allora la velocità dell'oggetto rimane inalterata. Vediamo quindi la dimostrazione. Qui immaginiamo una forza totale costante, cioè il cui valore nella direzione e nel verso cambiano nel tempo. Allora una forza costante, per la legge di Newton, imprime all'oggetto un'accelerazione costante, quindi l'oggetto si muove di modo rettilineo uniformemente accelerato. In un certo tempo t l'oggetto percorre un certo tratto s, che è dato nel modo rettilineo uniformemente accelerato da questa formula, quindi la velocità all'inizio per il tempo più un mezzo atti alla seconda, più nel caso in cui la forza spinga l'oggetto nello stesso verso della velocità che aveva l'oggetto. Se invece la forza fosse rivolta al contrario, avremmo un moto uniformemente decelerato e qui ci sarebbe un segno meno. Dunque, in questa formula, t è la durata della spinta, cioè è il tempo durante il quale la forza totale agisce. V1 e V2 sono la velocità iniziale e la velocità finale dell'oggetto, oggetto che non necessariamente parte da fermo. S è lo spazio percorso, in questo tempo T, il tempo per il quale agisce la forza costante, forza totale. Siccome abbiamo detto che la forza totale è costante, in questo esempio, il suo lavoro lo possiamo calcolare con la formula forza totale per spostamento, per il coseno di 0, che è l'angolo uguale a 0 tra la forza totale e lo spostamento. Quindi il lavoro della forza totale è la forza totale per lo spostamento per il coseno di 0, cioè per 1. Al posto di forza totale scriviamo MA per la legge di Newton e al posto dello spostamento scriviamo la formula che abbiamo detto poco fa, quindi questa del moto rettilineo uniformemente accelerato. Inoltre sostituiamo in questa formula al posto dell'accelerazione A la sua definizione, cioè l'accelerazione è la variazione di velocità in questo tempo t, quindi v2-v1 la velocità finale meno quella iniziale diviso il tempo che è trascorso tra questi due momenti. Dopo i calcoli e le semplificazioni, dopo aver sostituito questa formula qua dentro, si ottiene che il lavoro della forza totale, si ottiene questa espressione, un mezzo mv2 alla seconda meno un mezzo mv1 alla seconda. Allora si definisce un mezzo mv quadro, questa nuova grandezza fisica che è venuta fuori dal calcolo, si definisce energia cinetica dell'oggetto. E il lavoro della forza totale è risultato quindi dal calcolo pari all'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale. Quindi il teorema del lavoro e dell'energia cinetica. Il lavoro è uguale alla variazione dell'energia cinetica dell'oggetto. Qui abbiamo lo schema concettuale della dimostrazione. Il lavoro della forza totale è la forza per lo spostamento. Lo spostamento si calcola così, nel modo rettilineo uniformemente accelerato. La forza totale si calcola con la legge di Newton. E in entrambe queste formule, che vanno sostituite qui, si sostituisce la definizione di accelerazione, v2-v1 fratto il tempo trascorso. Se la forza totale fosse rivolta all'indietro, l'accelerazione prodotta sarebbe negativa. Moto rettilineo uniformemente decelerato. Stesse formule, stesso procedimento, soltanto con l'accelerazione negativa. In questo caso la variazione dell'energia cinetica è negativa perché l'oggetto rallenta. È negativo anche il lavoro, infatti è un lavoro resistente perché la forza è verso sinistra mentre lo spostamento avviene verso destra.